Con il commissario della WISP Roma, Gianluca Di Girolami, parliamo di Vivi Città, Vivi Fiume, la corsa del Tevere che si svolgerà domenica 15 aprile a Roma sulle sponde del fiume Tevere. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Allora, il Vivi Città a Roma quest'anno si rinnova, a partire dal nome Vivi Città, Vivi Fiume, un percorso totalmente nuovo, partnership d'eccezione, manifestazioni collaterali. Come è nata l'idea di portare la corsa più famosa del WISP sulle sponde del Tevere? Che significato vuole avere? Quali sono gli obiettivi? Ma diciamo, noi ci siamo chiesti più che altro come non sia nata fin qui questa idea, nel senso che poi sì, no, sappiamo che qualcuno nel tempo ci ha provato. A noi è sembrato talmente bella l'ipotesi di far correre i 12 km del Vivi Città, la corsa storica dell'UISP, lungo gli argini del Tevere, che abbiamo fatto il possibile per ritagliare un percorso che riuscisse a completare i 12 km che servono per diciamo, stare dentro il circuito nazionale e internazionale del Vivi Città. E l'obiettivo è quello di mettere al centro il fiume, metterlo al centro di Roma, metterlo al centro delle tematiche che riguardano la città nel suo complesso, perché molto spesso quando si parla della città si dimentica il fiume, quando si parla del fiume si parla come di qualcosa che sia avulso dalla città. Lo sport può rappresentare, a nostro avviso deve rappresentare, uno strumento d'eccellenza privilegiato per riportare al centro il fiume della città e per, io credo, anche sensibilizzare i cittadini romani sull'importanza del Tevere. La dimostrazione che questa cosa, diciamo, ecco, sta arrivando adesso, la dimostrazione che questa cosa è data anche dall'attività sportiva, il fatto che la riva destra del fiume, che ha una pista ciclabile, una semplice, come dire, un percorso spesso solo tracciato con la vernice, qualche volta con una piccola striscia d'asfalto, questa cosa ha consentito alla riva destra di rivivere, di rivalutarsi, di riprendere una centralità. La riva sinistra, che non ha questo percorso, che manca di questa possibilità di fruizione, è una parte evidentemente, e basta frequentarla, basta passeggiarci, abbandonata, lasciata a se stessa.